Sarà anche quest'anno Piazza Plebiscito il grande palcoscenico del Capodanno a Napoli 2018, una serata di festa che vedrà protagonisti 100 artisti con un repertorio di canzoni tra le più pop e popolari del sud del mondo. Si esibiranno i Terroni Uniti, Capitan Capitone, Sal da Vinci, Andrea Sannino e tanti altri con la partecipazione straordinaria di Teo Teocoli. Appuntamento in piazza fino alla mezzanotte, la serata prosegue poi sul lungomare con il format collaudato della discoteca all'aperto più grande del mondo. Sono previste postazioni alla Rotonda Diaz, Piazza Vittoria, Via Partenope e Borgo Marinari. All'1:30 tutti a Castel dell'Ovo per il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio. È veramente una felicità perché per la città di Napoli, ma soprattutto perché con l'operazione dei Terroni Uniti, che per noi è un sogno che si realizza, riusciamo a mettere sul palco davanti al pubblico personaggi, artisti napoletani, giovani che se no non avrebbero avuto in qualche modo attenzione, e stiamo preparando uno spettacolo credo molto divertente, molto bello, e ci fa piacere di fare questa cosa per una volta tanto total made in Naples. Siamo convinti che i napoletani e i tanti turisti avranno occasioni da qui all'Epifania per incontrare la Napoli che stanno, come vediamo, per le strade incontrando, ammirando, di cui si stanno innamorando, e quindi penso che questa occasione, diciamo, in cui veramente tanti nostri talenti che innovano le nostre grandi tradizioni possono rappresentare questa Napoli veramente attirando l'attenzione del paese. Tanti eventi inoltre sono previsti per tutto il giorno 1, con concerti in Villa Comunale alla Cassa Armonica, all'Auditorium Fabrizio De André di Scampia con il coro giovanile del San Carlo diretto dal maestro Morelli, e al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare per il concerto della nuova orchestra Scarlatti. Il 6 gennaio, promosso dall'Assessorato alla Cultura, è in programma il concerto di Franco Ricciardi in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Siamo contenti quest'anno perché è napoletano, è made in Naples, Terroni Uniti, Capitan Capitone, tanti artisti napoletani, alcuni anche all'esordio. Secondo me un bel Capodanno tutto con i nostri talenti, a cui esprimo grande gratitudine. Poi i fuochi, Castel dell'Ovo, belli, lungomare con la discoteca all'aperto, il 1 gennaio concerti alla Cassa Armonica in Villa Comunale, alla Mostra Oltremare al Teatro Mediterraneo con l'Orchestra Scarlatti, un bel concerto del maestro Morelli con i suoi ragazzi all'Auditorium di Scampia, e poi per chiudere questo periodo natalizio che per noi è andato benissimo sul piano culturale e turistico con il concerto di Franco Ricciardi a Scampia. Quindi un'offerta culturale ampia, importante, senza avere le risorse economiche di cui possono godere altri luoghi del nostro paese.